In località Casalotto di Lazzaro, dove si registra una considerevole densità abitativa, insiste da anni un grave pericolo durante le intense piogge, al punto che gli abitanti devono obbligatoriamente, non autorizzati tra l'altro, utilizzare varchi di attraversamento trasversali in alveo del torrente. Un problema questo già venuto alla luce nel gennaio 2019 e riferito alle istituzioni competenti a seguito della segnalazione del responsabile dell'ufficio tecnico del tempo del comune di Motta San Giovanni. Le opere da realizzare per arrivare alla risoluzione del problema sono molto costose, raggiungendo una stima sommaria che va oltre 1 milione di euro. Va altresì detto che l'amministrazione comunale del tempo, trattasi degli anni 90, aveva provveduto a progettare un'opera stabile di attraversamento, sempre sul medesimo torrente, a firma dell'ingegner Megliadò, e per la cui opera doveva essere rilasciata soltanto l'autorizzazione ambientale. Mancanza solo di risorse pubbliche o anche di volontà, si domanda l'Ancalic, in quanto tale progettazione dovrebbe essere inclusa in una scala prioritaria di interventi, ma così non è stato. E di richieste di finanziamento al ministero non si hanno notizie, quindi opera pericolante, ferma a se stessa, ma varchi aperti e una spada di Damocle che pende sul capo degli abitanti del luogo e non solo.